Giustizia per Willy, gridano i comunicati stampa in questi giorni, condannando con forza l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo di 21 anni è stato ucciso a causa di un pestaggio a Colleferro l'8 settembre. I quattro giovani, già noti alla polizia, hanno aggredito per futili motivi il ragazzo e l'hanno picchiato a morte. Le parole rilasciate dalle famiglie hanno lasciato tutti sgomenti. In fin dei conti, cosa hanno fatto? Niente, hanno solo ucciso un extracomunitario. Come se la vita di Willy, di origini capoverdiane, possa contare meno di un altro essere umano. È stata convalidata la detenzione a Rebibbia dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di omicidio insieme a Mario Pincarelli. L'altro giovane, Francesco Bellegge, andrà agli arresti domiciliari. Pur avendo fiducia nell'operato della magistratura, si chiederà giustizia per Willy e una severa condanna per i suoi assassini. Per Willy si svolgerà sabato 12 settembre, ore 18:30, in Piazza San Giovanni, a Roma, una grande manifestazione a cui tutti i cittadini sono invitati. I ragazzi del Movimento Culturale Internazionale Our Voice, provenienti dalle varie regioni italiane, scenderanno in piazza a Roma per far sentire la loro voce e dire no al razzismo e dire no ad ogni forma di fascismo in Italia e nel mondo. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura delle notizie nazionali. Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid. Dopo il test è andato all'assemblea della Lega Serie A. Presidente del Napoli, ieri era a Milano, all'hotel Hilton con i presidenti degli altri 19 club. Secondo il quotidiano, La Repubblica, avrebbe giustificato il malessere con un'indigestione da ostriche. Il rientro di colf e badanti tra quarantena, test e paura del contagio. La responsabilità è tutta delle famiglie, manca una normativa chiara. Molti lavoratori stranieri sono tornati nei loro paesi d'origine, chi perché è rimasto senza occupazione, chi per paura dei contagi, chi per trascorrere le vacanze. Ma ora tornano in Italia sollevando un problema di responsabilità e sicurezza perché spesso accudiscono anziani o ammalati, le categorie più esposte appunto al virus. Domina, scrive, datori di lavoro senza tutele né indicazioni. Recovery Fund Speranza dice investimenti per sanità vicina al cittadino e ridurre disuguaglianze sulle cure. Parola chiave è prossimità. Parla così in Commissione Affari Sociali della Camera in merito all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund e mette al centro la parola prossimità, cioè ricominciare a pensare a un servizio sanitario nazionale prossimo, vicino, nell'immediatezza delle esigenze del cittadino. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, in audizione in merito alle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, evidenzia come il piano che stiamo costruendo si basa su cinque assi fondamentali. Tre sono verticali e due trasversali. In sostanza, i tre assi verticali sono territorio e sanità di prossimità, ospedali in rete, salute e ambiente. I due assi trasversali sono conoscenza per la salute e innovazione digitale per il Servizio Sanitario Nazionale. Liliana Segre compie 90 anni dai campi di concentramento a senatrice a vita. Mattarella dice preziosa testimone contro odio e violenza. La sopravvissuta ai campi di servizio dove entrò a 13 anni, ne festeggia 90, gli ultimi 30 passati a testimoniare l'orrore di Auschwitz. Il capo dello Stato, che la nominò senatrice a vita, le telefona per gli auguri e la ringrazia per il suo contributo contro l'odio e la violenza in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. Colleferro nelle carte, il racconto dei testi, dicono, si accanivano su Willy, calci e pugni mentre era a terra.
gli saltavano addosso, non si è rialzato. In 14 pagine di ordinanza il GIP di Velletri mette in ordine le testimonianze delle persone presenti nei pressi del pub 2 di Picche. Uno dei testi mette a verbale dicendo: ricordo subito l'immagine di Willy steso a terra, circondato da 4-5 ragazzi che lo colpivano violentemente con calci e pugni. Un altro dei presenti ha detto: ricordo che mentre giaceva a terra gli aggressori continuavano a passargli sopra con i piedi. Regionali Veneto, guerra a distanza tra Salvini e Zaia, lettere per far votare la lista della Lega e la minaccia di provvedimenti disciplinari. Di fronte alle previsioni di un successo personale della lista del governatore, una decina di giorni fa il commissario Lorenzo Fontana aveva scritto ai segretari delle oltre 400 sezioni invitandoli a far votare la lista Salvini-Lega Veneta. La mossa ha scatenato i colonnelli del presidente, dicono Zaia e il Carroccio sono la stessa cosa. E il commissario Trevigiano avvisa: parole divisive, ci sono delle regole, i provvedimenti disciplinari sono previsti per tutti. Bene, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.